Bentornati e bentornati a War Room Com, il nostro appuntamento settimanale con il mondo e le innovazioni del comunicare, nato dalla War Room di Enrico Cisnetto. Una campagna elettorale, di cui ci occuperemo oggi, inopinata e brutta, quella delle politiche 2022. Inopinata perché, anziché assicurare la regolare conclusione del governo presieduto da Mario Draghi, una figura di riserva della Repubblica che continua a ricevere riconoscimenti e attestati internazionali di stima nei confronti della sua competenza e del suo prestigio, le forze politiche di matrice populista presenti all'interno del governo hanno scelto di correre precipitosamente al voto, adducendo pretesti di vario genere, sull'onda soprattutto dei sondaggi di opinione a loro molto favorevoli, che circolano da tempo. Ma in una situazione, come evidente, tutt'altro che rosea per il sistema paese, che affronta una fase di crisi ormai permanente molto seria. E anche una campagna elettorale brutta, perché, anche se in diversi e in alcuni casi con argomenti fondati, ripetono che le campagne elettorali presentano sempre o quasi sempre caratteristiche di questo genere, nelle scorse settimane abbiamo assistito a una miscela particolarmente marcata di proclami, conflitti ultimativi, promesse al vento, che andavano in alcuni casi dal verosimile all'irrealizzabile. Di nuovo succede spesso, ma con questa intensità non l'abbiamo mai vista. E a dilagare sono stati annunci che invece richiedono risposte urgenti ed effettive da parte delle forze politiche. Ed è alquanto probabile, giusto appunto, che le ricette populiste, che molto verosimilmente saranno largamente premiate, non siano poi effettivamente in grado di raggiungere i risultati annunciati, in questo contesto di crisi permanente, per l'appunto, in cui si dibatte il nostro paese, dal caro energia all'inflazione, sino alla minaccia di una guerra atomica paventata dalla criminale escalation di Vladimir Putin. E dunque rischiamo così un nuovo circolo vizioso, di rientrare all'interno di quel loop che alimenta la spoliticizzazione e la depoliticizzazione, la delusione e la disillusione dei cittadini elettori, in un quadro che contemplerà verosimilmente anche un ulteriore incremento dell'astensionismo, un blocco al quale i partiti destinano la loro caccia agli indecisi, stimati fra il 30 e il 40% a seconda delle regioni del paese, ma i cui esiti concreti saranno tutti da vedere. E dunque, che cosa resterà di questa campagna elettorale delle politiche del 2022? Proviamo a fare un bilancio di queste settimane di propaganda politica. Propaganda, ancor più che comunicazione, perché tra scelta di campo e polarizzazione siamo entrati davvero in una dimensione del o noi o loro. Ne discutiamo con due grandi osservatori della politica e della società italiana, due conoscitori profondi di questo tema, Fabio Martini, a cui do il benvenuto, e Paolo Natale, a cui do ancora il benvenuto. Fabio Martini, romano, dall'epoca di Tangentopoli, racconta personaggi, storie e retroscena della politica italiana per il quotidiano La Stampa, del quale è inviato. Allievo dello storico Paolo Spriano, collaboratore della rivista Mondo Operaio, insegna giornalismo politico all'Università di Tor Vergata. Autore di Roma Nascosta, ha pubblicato La fabbrica delle verità, l'Italia immaginaria della propaganda da Mussolini a Grillo, uscito nel 2017 per i tipi di Marsiglio. Paolo Natale, sociologo e sondaggista, ha fondato con Luca Ricolfi e Paolo Feltrin la rivista Polena ed è professore al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna metodi e tecniche della ricerca sociale e survey methods nel corso di laurea in comunicazione e società. È membro del comitato scientifico della SISE, la Società Italiana di Studi Elettorali, e della rivista Compol, Comunicazione Politica. Ha pubblicato, tra gli altri, Web and Social Media, L'ultimo partito, 10 anni di Partito Democratico con Luciano Fasano, Il Movimento 5 Stelle dalla protesta al governo con Roberto Biorcio, ed è autore della Ricerca sociale e Attenti al sondaggio, pubblicati entrambi dalla Terza. Due libri sui quali la sua specializzazione di noto sondaggista si è esercitata significativamente. Io vi chiederei adesso, a volo d'uccello, un giudizio rapido, anche se naturalmente è impossibile, un'impressione di questa campagna elettorale in generale. Parto da Fabio Martini. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Ma insomma, io seguo le vicende politiche a partire dalle elezioni del 1992, quindi
annetto. E ogni volta la competizione elettorale in corso è sempre stata la peggiore, fino a quel momento vista. E può darsi che questo sia vero, ogni volta fosse vero e magari è vero anche stavolta. E le ragioni spiegate nell'introduzione sono tutte importanti, vere e documentate, documentabili e ben argomentate. Io aggiungerei un umore di fondo che la pigrizia dei media non ha ancora rilevato, e cioè una sfiducia mai, sottolineo mai, così diffusa nella politica da parte dell'opinione pubblica diffusa. E l'assenza di qualsiasi pathos, passione nei confronti anche dei leader in questo momento più quotati, verso i quali c'è una maggiore propensione al voto. Io ieri sera ero in Piazza del Popolo, dove si è svolta la manifestazione di chiusura del centrodestra, e a parte il numero ridotto di persone, e questo non è un dato irrilevante, erano presenti in una piazza che al massimo può contenere 60.000 persone, e tante ne ospitava quando Almirante, Berlinguer, Nenni, ma anche successivamente leader della Seconda Repubblica in quella piazza si cimentavano. Ecco, c'erano 5-6.000 persone, tante rispetto alle piazze semivuote di questa campagna elettorale, e tuttavia non c'era una particolare passione. Si vota centrodestra, che al momento sembra in vantaggio, senza una particolare, un pathos, una convinzione. Beh, questo però, attenzione, è un elemento che è destinato a pesare nel futuro, per il futuro governo. Io mi limiterei a questo, cioè l'assenza di qualsiasi fiducia nella politica, anche in quella che si prepara a vincere. Paolo Natale? Che dire, concordo quasi con tutto quello che avete detto finora. Effettivamente, ormai da parecchi anni il livello di fiducia nella politica italiana è un po' scemata. È ovvio che, appunto, quello che diceva Fabio Martini prima è corretto, però pensiamo anche che quando c'erano, appunto, quando c'erano Almirante, Nenni o Berlinguer, ovviamente la situazione anche del rapporto tra gli italiani e la politica era molto differente. Sappiamo tutti che appunto c'erano i partiti di appartenenza e quindi il voto diventava in qualche modo la ratifica della propria appartenenza a un certo tipo di cultura o di subcultura, che dir si voglia. Quindi è ovvio che il momento classico, insomma, delle elezioni, con le manifestazioni preelettorali, con insomma, i convegni che si facevano, eccetera, diventavano il momento di fratellanza, insomma, da parte di quegli elettorati che si riunivano in piazza per ascoltare i propri leader. Oggi, come sappiamo, la volatilità del voto è molto elevata, le appartenenze partitiche sono un po' scemate, ce ne sono pochissime, direi. Diciamo che la base storica dei partiti, il nucleo base dei vari partiti, ormai è ridotto a poco più del 10%, suppongo. Tant'è vero che anche la defezione delle iscrizioni in tutti i partiti è diventata una cosa abbastanza difficile, insomma, da immaginare, se pensiamo ancora a 30 anni fa o a 40 anni fa. Per cui è ovvio che, non essendoci appartenenze, non essendoci neanche dei politici, come dire, di grande spessore, adesso non me ne vogliono alcuni che magari lo sono, insomma, la fiducia nella politica e poi anche la partecipazione ai comizi, insomma, la campagna elettorale diventa sempre più limitata, insomma, è meno convincente. Tant'è vero che da un'elezione all'altra assistiamo a cambiamenti repentini sia di atteggiamento nei confronti dei vari soggetti politici, leader nello specifico, che poi soprattutto per i vari partiti o movimenti che si presentano. Abbiamo visto nelle ultime elezioni come si passa da un paio d'anni a 2 anni dopo a un completo ribaltamento anche dei consensi nei vari partiti. Siamo partiti da Renzi,
che ha avuto circa il 40%, se vi ricordate, nelle europee del 2004, giusto? No, del 2014, nel 2014, poi dopodiché il Partito Democratico è precipitato al 17-18% un paio d'anni dopo. La stessa Movimento 5 Stelle, che ha avuto il 33% nelle scorse politiche del 2018, poi all'europee si è dimezzato, Salvini è arrivato al 33% e adesso anche lui è precipitato, la Meloni probabilmente farà la stessa fine, nel senso che ormai i leader e i partiti durano il breve spazio di un mattino, un paio d'anni e poi è come se la gente andasse sempre alla ricerca del nuovo più nuovo e quindi continua a cambiare modalità di rapportarsi con i vari partiti, con i vari leader, in attesa di qualcuno di cui si possa fidare nel tempo e non soltanto nel breve svolgersi di quelle elezioni o di quel paio d'anni. Ed è una situazione intanto abbastanza presente un po' in tutti i paesi occidentali, dove ormai il voto, intanto l'affluenza alle urne è sempre in rapido recesso, probabilmente anche questa volta in Italia andrà a votare forse meno dei due terzi degli aventi diritto, contro il 73% che ci sono state alle ultime politiche, che già era un dato piuttosto basso rispetto alla tradizione italiana, e è come se ci si aspettasse una, che ne so, un personaggio salvifico oppure un personaggio che riesce davvero a fare rinnamorare i cittadini alla politica. E, però appunto aspettiamo, cos'è, aspettando Godot, insomma, potremmo dire, per riuscire a ribaltare questo difficile rapporto tra italiani e la politica. E vorrei chiedere a Paolo Natale di ritornare su questi concetti che ha appena esplicitato. Il tema del nuovismo e delle leadership intermittenti è un tema che vediamo effettivamente in tanti paesi occidentali, in tante nazioni liberal-democratiche, ma che nel caso italiano è particolarmente marcato. Questi sbalzi letteralmente di umore che diventano poi volatilità elettorale così massiccia, ondate, sono sostanzialmente alla ricerca ogni volta di una nuova leadership, consumando rapidamente quelle precedenti. E l'altro elemento su cui vorrei che si soffermasse è quanto di questi leadership, di queste leadership intermittenti, deve ad un registro comunicativo, che è quello della comunicazione populista, su cui di nuovo l'Italia è un laboratorio. Naturalmente populismo, e lo dico a un sociologo della politica che lo sa, diciamo, molto meglio di me, è oggetto di scaffalature intere, come di libri e di letteratura come quella che Paolo Natale ha alle sue spalle. Però, diciamo, utilizziamo questa etichetta per intenderci, intendendo appunto il populismo anche come un registro comunicativo. Sì, devo dire che sì, l'analisi effettivamente non è che possa aggiungere molto, perché effettivamente ha detto tutto e un po' quello che dicevo prima. Secondo me il vero problema dei, chiamiamoli così, populismi in generale, tanto per dare un'etichetta all over the world, anche se poi, come sappiamo, ci sono diversi tipi di populismo, da quello della sinistra, anche fino ad arrivare a quello dei 5 Stelle o della destra, o anche del populismo un po' dei moderati alla Berlusconi, insomma, perché probabilmente è stato lui il primo vero importante populista che abbiamo avuto nel nostro paese. Però il problema vero è che, a dispetto o al contrario di quello che accadeva anche fino a pochi anni fa, ripenso di nuovo a Berlusconi, i leader odierni hanno un appeal abbastanza forte, come abbiamo detto inizialmente, ma sembra che non abbiano dietro uno storytelling che li facciano poi sedimentare all'interno delle coscienze degli elettori. Voglio dire, Berlusconi, che pure possiamo definire in qualche modo populista, comunque aveva una proposta politica, una proposta di società, insomma una proposta, un pacchetto quasi valoriale, alcuni dicono antivaloriale, ma insomma a seconda degli amici e nemici, però aveva dentro un pacchetto di proposte in cui in qualche modo la gente si riconosceva, non soltanto in maniera intermittente, ma almeno per un periodo, insomma, di almeno un ventennio, insomma, 15 anni, 20 anni, quanto è durato Berlusconi. E la stessa cosa accadeva, ad esempio, per Prodi o per i vari Veltroni, insomma, per poi partiti un po' più di sinistra. Non soltanto appunto una fiammata di grande amore, di grande riconoscimento, di grande appeal sull'elettore, ma anche una
un tipo di proposta politica che poteva ipotizzare il futuro della società. Insomma, sappiamo che Berlusconi ha tentato, prima con le televisioni, poi con la politica, proprio di modificare nel profondo alcune modalità di rapporto tra italiani e la politica, tra italiani e la società. In parte ci è riuscito, in parte no, ma resta il fatto che la fiducia in lui è durata, tra alti e bassi, ma comunque è durata quasi un ventennio. E questo probabilmente è il difetto sostanziale dei leader odierni, cioè che non presentano davvero un progetto in cui si possa identificare almeno a medio termine, per cui la loro importanza, la loro rilevanza e anche la loro vittoria, insomma, parziale, nei momenti in cui sono efficaci, poi viene in qualche modo sostituita da un altro che in quel momento ha più appeal, è più bello, è più intelligente, è più bravo, però senza la possibilità che appunto si riesca a sedimentare questa interazione forte tra elettore, partito e leader. Questo mi sembra il motivo per cui vivono così poco, insomma. È come se si dovesse cambiare smartphone perché è uscito il modello nuovo e quindi uno dice, vabbè, perché devo usare quello vecchio, quello nuovo mi piace di più. Dopodiché anche se ci si stufa anche di quello nuovo e quindi si ricomincia da capo. Una logica appunto che riconduce la politica al marketing e al mercato in maniera pressoché equivalente. Fabio Martini si è molto occupato di questa ricerca spasmodica dell'uomo forte e delle aspettative salvifiche che l'elettorato italiano incontra nel corso del tempo. E probabilmente c'è qualcosa di profondo, qualcosa potremmo dire che, per dirla con gli storici dell'Annal, che riguarda la lunga durata. Ci sono delle tendenze che animano la società italiana e che portano appunto a ricercare l'uomo forte, al di là della volatilità elettorale, al di là del consumo delle leadership che diceva Paolo Natale. Cosa ci racconta di queste tendenze di lungo corso che probabilmente non vengono adeguatamente indagate? Ma in aggiunta alle cose importanti che ha detto Paolo Natale, due cose. La prima relativa alla collaborazione che i media danno alle leadership effimere. Viviamo in una, insomma, i politologi lo sanno bene, o comunque gli studiosi di comunicazione, che viviamo in una stagione di campagna elettorale permanente, ma in nessun paese del mondo ci si sveglia la mattina all'alba e si incrocia un talk show e ci si può addormentare all'una di notte sempre con un talk show ascoltando politica. Questo produce una sovraesposizione, un bisogno di esserci e anche quindi alla fine un logoramento dei leader. L'altro, notazione breve, riguarda poi le tradizioni anche dei singoli paesi. E tutto sommato potrebbe essere interessante uno studio che riguardasse la capacità dei politici spagnoli di lasciare la politica dopo un breve ciclo. Aznar, Zapatero, Rajoy, González, un ciclo più lungo, ma poi non è più tornato in politica. Ecco, a fronte invece di un modello francese e italiano, che invece nel passato è stato più di lunga durata e ora più recentemente, come è stato ben delineato da Natale, invece più effimero, ma per tante ragioni, e aggiungerei veramente la collaborazione di media effimeri come nessun altro paese del mondo. La ricerca dell'uomo forte, sì, dell'uomo forte, ma non dell'uomo che esagera nell'assumere su di sé troppo potere. La parabola di Matteo Renzi da questo punto di vista è esemplare. Appunto nel 2014, come ricordava Paolo Natale, il PD ottiene un risultato senza precedenti nella storia della Seconda Repubblica. Mai nella Seconda Repubblica un partito aveva preso oltre il 40%. Tra l'altro Forza Italia in elezioni politiche non è mai andata sopra il 30%. Questo è un dato che ora, nel momento del declino finale di Berlusconi, non va dimenticato. Cosa diversa ovviamente è stato il PDL, che ha preso
quasi dal 37, se non ricordo male, ma Forza Italia in quanto tale è curioso che non abbia mai... Ecco, invece, però non è tanto curioso, proprio perché risponde alla domanda di Panarari riguardo all'uomo forte. Sì, qualcuno che decida per tuo conto, ma che non esageri. E quindi Berlusconi, avendo quel conflitto di interessi che al di là della connotazione politologica è stato un tema che comunque è stato percepito alla fine dalla maggior parte dell'opinione pubblica. E Renzi, quando ha esagerato, no, nel assumere su di sé una presenza che nell'ultimo periodo era pervasiva, no? Compariva in tutti i momenti e soprattutto attribuiva a sé ogni merito, e beh, è paragonabile a quella poi di Salvini, che appunto raddoppiò la percentuale di consensi ottenuta alle elezioni politiche, alle europee, e proprio nel momento di massimo consenso è poi precipitato, proprio perché in quel momento, in preda a uno stato di euforia, no, evocò i pieni poteri, che sono cose che non piacciono. Ecco, da questo punto di vista, la vicenda elettoralistica della Meloni è significativa, nel senso che è stata attenta a non concentrare troppo su di sé un carico di potere, e tuttavia, e qui chiudo, ha evocato il presidenzialismo. Perché il presidenzialismo in questo momento può essere, diciamo, condiviso da una quantità di italiani superiore a prima? Perché c'è un deficit di decisione dei politici tradizionali, che quando sono in crisi ovviamente chiamano i tecnici per fare il lavoro sporco. Ecco, il presidenzialismo può essere un surrogato dell'indecisionismo della politica tradizionale, che negli ultimi anni, appunto, si è arresa e ha affidato ai tecnici il lavoro più complicato. Allora, come se ne esce? Con la scorciatoia del presidenzialismo, che peraltro non è una modalità antidemocratica, ma è sicuramente una scorciatoia di politici incapaci di decidere se non per il giorno dopo, per 2 giorni dopo, perché questo è il limite di questa classe politica, una classe politica di followers, non di leader. Ecco, vorrei chiedere a Fabio Martini di ritornare su questo punto del presidenzialismo, nel senso che qualcuno maliziosamente magari sta appunto dicendo che il presidenzialismo, che pure come semipresidenzialismo naturalmente è una forma assolutamente democratica contemplata dai regimi liberal-democratici, ma potrebbe essere un diversivo da dare in pasto all'opinione pubblica a proposito della difficilissima situazione economica nella quale ci dibattiamo. Il destracentro ha fatto campagna elettorale battendo moltissimo sulla dimensione materiale e così anche il Movimento 5 Stelle, dal caro bollette all'incremento delle varie forme di povertà. Ma rispetto alla possibilità effettivamente della politica di trovare delle soluzioni in un contesto che è davvero un contesto globale, interdipendente, in cui agiscono fattori internazionali, su cui pesa la guerra, su cui gioca molto tutta una tipologia di interventi speculativi. Ecco, rispetto a questo, la possibilità effettiva della nazione di trovare delle soluzioni a livello governativo è un po' complicata. Allora, il semipresidenzialismo e il presidenzialismo per un lato, e dall'altro questo ritorno alla politica delle identità, che il destracentro italiano utilizza molto, impugna, a partire anche da una serie di esempi, diciamo, non perfettamente commendevoli a livello europeo. Può rappresentare davvero un diversivo, oppure sono questioni identitarie che vanno a comporre un progetto? Ma diciamo, conosciamo paesi di solida cultura democratica che hanno, no, sistemi o presidenziali o semipresidenziali come la Francia, ma appunto di solida tradizione democratica, come peraltro ormai anche l'Italia. Ma in un momento nel quale noi abbiamo un paese, come dire,
ferito, angosciato, anche rabbioso, perché questo è l'altro elemento da aggiungere alla analisi iniziale, cioè sfiducia nella classe politica, ma anche rabbia, ma voglio dire, andando in giro, sono tutte cose che i media, ripeto, scusate l'insistenza, ma faticano a registrare, ma è questo l'umore di fondo. Io so di episodi di colleghi che hanno proprio fatto fatica a raccogliere opinioni nell'opinione pubblica, perché dice, ma di chi sei, qual è il tuo giornale? C'è una crisi di legittimità. Quindi diversivo. Diversivo ma pericoloso in questo momento, perché l'Italia ha bisogno di scelte, ma al tempo stesso di non dividersi in modo così casuale su appunto il presidenzialismo, quindi attribuire poteri, superpoteri ad una parte, oltretutto disperdendo energie in una battaglia politica che sarebbe necessaria per raggiungere questo obiettivo. Figuriamoci le energie che si distoglierebbero, no, rispetto alla necessaria soluzione di problemi per rimettere in piedi un paese che è fermo da 20 anni, perché questo è il problema totalmente, totalmente assente da questa campagna elettorale, da questo punto di vista osceno. Cioè, l'Italia è ferma da 20 anni, una paralisi permanente, e nessuno ha parlato del modo in cui rimettere in piedi questo paese, come ricostituire le basi materiali, morali, per rimettere, invece non se ne è parlato. Appunto, il presidenzialismo, che cos'è? È la scorciatoia per dire, vabbè, datemi più potere così decido meglio. No, tu devi decidere in base ai poteri che hai, che sono già sufficienti, perché lo ha dimostrato il governo Draghi, si può decidere quasi a prescindere dalla propria maggioranza. Anzi, il governo Draghi è la prova che si può fare, si può decidere, purché lo si voglia e soprattutto si abbia il carisma per farlo. Il carisma non necessariamente di Mario Draghi, ma anche di un politico di qualità. E quindi sì, il presidenzialismo in questo momento, che è un'espressione sempre pericolosa, perché c'è sempre un momento che non è il momento di affrontare un problema, ma effettivamente in questo momento è un diversivo, perché è un surrogato di un decisionismo che manca. Un simulacro rispetto ad un paese, come diceva Fabio Martini, bloccato, fermo da svariati decenni, e rispetto a cui buona parte delle elite politiche non ha delle ricette effettivamente spendibili, impiegabili, ma l'impressione anche è che rispetto a questo stato di cose anche una parte dell'opinione pubblica, e soprattutto tra quella più rabbiosa, non abbia ben chiaro quali sia la situazione e quali siano davvero le ricette da intraprendere per cercare quantomeno di superare il blocco. Da qui appunto il rancore, la rabbia e l'individuazione di nemici, di capri espiatori, pur a partire anche naturalmente da una serie di situazioni di difficoltà che sono assolutamente evidenti, palesi e che andrebbero affrontate. E allora qui, passo a Paolo Natale, c'è il tema del progetto. Ma com'è possibile un progetto politico se una parte significativa delle classi dirigenti in realtà insegue i sondaggi, si fa follower, costruisce dei meccanismi di following leadership? E poi ad un esperto di sondaggi non possiamo non chiedere qual è la situazione in termini di attendibilità, in termini di credibilità, e quanto incida sul racconto generale, anche mediatico, del nostro paese, magari in maniera non opportuna. Ma devo dire che, contrariamente a quello che continuiamo ad affermare, cioè che stiamo sempre dietro i sondaggi, che non riusciamo a operare in maniera chiara e convinta, indipendentemente da quello che ci dicono i sondaggi, devo dire che per la prima volta in questa situazione, insomma, la caduta che è provocata da Fratelli d'Italia e Lega, ovviamente insieme alla Meloni, del governo Draghi, è stata una, come dire, una grande novità, secondo me salutare. Cioè, Draghi viaggiava in poppa sia, appunto, come diceva Fabio Martini prima, nella capacità poi di realizzare cose che gli altri politici non sono riusciti a fare, o comunque di innescare una macchina che avrebbe potuto portare a risultati molto positivi. In più aveva un consenso da parte degli elettori, indipendentemente poi dalla propria appartenenza politica o vicinanza politica, piuttosto elevato, e se eravamo intorno sempre tra il 60 e il 70% di consenso.
che è una cosa mai realizzata da nessuno, ovviamente, poi essendo un tecnico super partes, ovviamente non aveva come problema il fatto che gli elettori contro, insomma, votassero, non gli dessero fiducia. Però nonostante questo hanno deciso comunque di sospendere questa esperienza con due problemi enormi, perché ovviamente lasciar fare per altri 6 mesi al governo Draghi, insomma, di mettere un po' di pezze a tutte le cose, che alle magagne che ancora non funzionano in Italia, voleva dire poi alle prossime elezioni vincere e avere già, come dire, la pappa pronta, perché tutti i problemi economici, occupazionali e forse anche sanitari, speriamo di no, se ci ricapitano, e poi soprattutto la conclusione o l'avviamento in maniera positiva del PNRR, avrebbe potuto dare appunto a una coalizione di centrodestra futura maggiore tranquillità nel governo, mentre invece affrontando questi problemi ora in prima persona è molto probabile che la famosa luna di miele che c'è sempre dopo le elezioni probabilmente non sarà così lunosa, non so, così luminosa, insomma, come gli altri. Per cui questo è un po' un processo che a mio parere è abbastanza in maniera positiva, insomma. Dei leader politici si sono presi, non hanno guardato i sondaggi, hanno detto vabbè, andiamo a votare. C'era stato per altri motivi, forse temevano di perdere ulteriore consenso, ma comunque è stata una scelta difficile e a questo punto anche mi sembra premiante, perché poi nei sondaggi che abbiamo visto ultimamente prima del blackout, o lockdown, adesso mi ricordo se il lockdown è quello di noi che stiamo a casa, vabbè, del blackout dei sondaggi, viaggiava in poppa, adesso insomma, tra le righe si può dire che non è cambiato molto, e quindi sicuramente il centrodestra andrà a governare con una maggioranza veramente molto forte. E in questa campagna probabilmente la Meloni è stata l'unica che si è contraddistinta per qualcosa, come diceva Fabio Martini, cioè ha avuto comunque la capacità di non esagerare e di non richiedere i pieni poteri per sé, nonostante il suo partito sia molto più avanti rispetto agli altri, e probabilmente se riesce a combinare anche nel nuovo governo una situazione più paritetica, insomma, con gli altri partner, è probabile che la cosa possa andare avanti, anche perché ovviamente la presenza di Forza Italia e Berlusconi dà un po' di sicurezza anche all'Europa sulla, diciamo, mancanza di capacità, insomma, della Meloni inizialmente, poi del suo appoggio verso elementi che non sono propriamente vicini al resto d'Europa come Orbán. Ultima cosa da sottolineare, mi sembra, abbiamo fatto ieri un bel convegno, insomma, una comunicazione con i giovani neoelettori alla Fondazione Feltrinelli, e da loro arriva proprio questa, la summa di tutto quello che abbiamo detto finora. Cioè nessuno pensa a loro, nessuno pensa ai progetti che hanno portato avanti, alle issues che per loro sono irrilevanti, come l'europeismo, come il problema energetico, come il problema ambientale e come il problema occupazionale. Nessuno ha dato risposte a loro. Adesso i sondaggi ci dicono che quasi il 45-50% tra loro è molto indeciso se andare a votare, perché non ci sono proposte politiche che li possano affascinare, non c'è nessun uomo politico o donna politica che li possa affascinare, per cui è molto probabile che ci sarà un alto tasso di astensionismo. Ma questa mancanza di progetto è esattamente quello che loro affermano e loro sottolineano, cioè noi andiamo avanti nel nostro mondo, siamo entrati pienamente nel mondo degli adulti, perché dai 18 anni in poi, ma non c'è nessuno che pensa al futuro, pensa al futuro del paese, pensa al futuro dei giovani. Del resto, classi dirigenti che fanno fatica, classi dirigenti politiche che fanno fatica ad avere una visione, è difficile che tengano nel debito conto i giovani, perché numericamente sono meno numerosi, appunto, di molti altri bacini anagrafici, di molte altre corti anagrafiche, e la valutazione è tradizionalmente anche una valutazione di questo genere. Sì, però tutti dicono pensiamo al futuro dei giovani, e loro dicono no, il futuro dei giovani è il presente, non è il futuro, costruiamo il futuro per i giovani. Ma noi che abbiamo dai 20 ai 30 anni ci siamo ora, e quindi non si capisce bene questa proiezione su cose che non avverranno mai e incapacità poi di rispondere ai problemi che ci sono oggi. Forse una delle tante promesse mancate o dei tanti annunci sparati un po' così. Concludiamo questa nostra conversazione. Non vi chiedo naturalmente una previsione, perché diciamo le persone serie in certi casi faticano o non vogliono giustamente fare delle previsioni, ma
come pensate che, diciamo, due raggruppamenti politici possano evolvere, trasformarsi o reagire al post-voto. Per cui chiederei a Fabio Martini di raccontarci cosa può accadere a quello che viene chiamato il terzo polo e che già nella definizione è molto sfumato, e a Paolo Natale cosa succederà di quello che un tempo era il campo largo, che si è molto ristretto e che è sostanzialmente diventato il PD con qualche alleato più di sinistra radicale. Parto di nuovo con Fabio Martini. Sì, ma insomma il cosiddetto terzo polo, che sarà ovviamente il quarto in termini numerici, almeno da quanto ci dicono le intenzioni di voto che abbiamo letto fino a... Confermate. No, lo sappiamo. E quindi, diciamo, probabilmente avrà la metà dei voti dei 5 Stelle. Ecco, proprio in questo sta il futuro del terzo polo, perché è un agglomerato che sarebbe difficile definire liberale in senso classico, anche perché in Italia la cultura liberale, diciamo, che ha inciso, si è fermata a Einaudi, Coppino, diciamo, il primo, secondo dopoguerra, ha avuto una grandissima incidenza, ma poi, diciamo, non ha avuto più un'incidenza politica, salvo Pannella, ma in un campo più dei diritti, in questo senso molto molto incisivo. E quindi è un agglomerato oltretutto molto eterogeneo, che si è determinato, nessuno lo ha scritto perché erano in quei momenti concitati, ma solo perché Renzi, diciamo, che Calenda non aveva la possibilità di presentare una lista da solo, quindi insomma è possibile che a fronte di un risultato medio, mediocre o anche discreto o anche buono, quel polo non diventi un partito, ma a fronte di un risultato non eccellente del centrodestra, non di sfondamento del centrodestra, potrebbe essersi una divisione di quel fronte, e probabilmente Renzi, che ha una capacità di manovra straordinaria, potrebbe, perché no, diciamo, in qualche modo successivamente dare un contributo ad un eventuale governo, un secondo governo di centrodestra, che non sia più quello di Meloni, ma che sia un'evoluzione di quel governo. Ora, tutto questo, a differenza di tutta la discussione che abbiamo avuto ora, è molto politicista. Esattamente. E me ne rendo conto, però ecco, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, questo terzo polo non ha, come dire, assunto un'identità forte, se non quella di essere contraria diciamo, al Partito Democratico, nel quale entrambi i leader hanno militato, alcuni anche con una leadership di governo e di partito, e Calenda è stato eletto nelle liste del Partito Democratico alle europee. Ecco, si sono anche loro tutto sommato connotati come forza contro, proprio loro che invece hanno obiettivamente tanti argomenti nel loro invece, ecco, quindi il loro futuro è incerto. A polarizzazione comunicativa e futuro incerto. Paolo Natale? No, a campo largo sì, insomma, adesso è inutile rivangare tutti gli errori tattici o strategici che ha fatto Enrico Letta, perché insomma saremmo qui per altre 2 o 3 ore. Comunque resta il fatto che diciamo, l'elemento classico che poteva prendere in considerazione, cioè l'alleanza tattica, se vogliamo, o anche futuribile, insomma, con il Movimento 5 Stelle, per colpa di qualche piccolo così litigio o difficoltà di comunicazione tra Letta e Conte, è fallita. E quella forse probabilmente era l'unica strada per diventare competitiva in queste elezioni, quantomeno per fare il solletico alla coalizione di centrodestra dal punto di vista dei consensi elettorali. Così come siamo adesso, il PD non ha altra scelta che quella di correre da solo, adesso a parte
L'altro paradosso che appunto ha rifiutato la collaborazione con i 5 Stelle perché una volta non ha dato la fiducia a Conte e Fratoianni che non l'ha mai data invece è diventato il partner ideale di coalizione, che vabbè, un'altra cosa abbastanza contraddittoria e quasi paradossale. Il futuro del campo largo è probabilmente il tentativo di ricreare questa alleanza con il Movimento 5 Stelle, che mi sembra l'unica forza con cui si può associare, anche perché hanno due elettorati profondamente diversi, uno soprattutto al sud, come sappiamo, con le classi diciamo meno abbienti, insomma, della popolazione, mentre sappiamo benissimo che la sinistra, il PD in particolare, si nutre in particolare della battuta, insomma, delle ZTL, cioè comunque della parte di popolazione maggiormente preparate, insomma, a affrontare i rischi anche del futuro, sia dal punto di vista culturale che economico, che di scolarità. E quindi unire questi due elettorati, unire queste due proposte, probabilmente potrebbe essere l'unica possibilità che nel corso del prossimo governo potrebbe ridare un po' di centralità al Partito Democratico in Italia. Se è consentito, forse non c'è tempo? No, prego, prego. No, diciamo, un'analisi raffinata definire una volta sola la dissociazione dei 5 Stelle rispetto alla brusca, gravissima caduta del governo forse più autorevole che l'Occidente avesse in quel momento mi sembra un po' azzardato. Conte ha fatto cadere il governo Draghi perché riteneva che stare 7 mesi all'opposizione lo avrebbe ritemprato. La vicenda elettorale lo conferma, sì, ma no? E quindi sarebbe diventato di nuovo una forza di massa. E naturalmente nessun altro gli ha consentito di fare la guardia al bidone di Draghi, consentendo al populismo sfacciato dei 5 Stelle di ritemprarsi. Naturalmente, guai, lo dico subito anche a voi che a sommare il 26 settembre le percentuali del PD e di 5 Stelle, ecco, così sarebbero stati competitivi. Un Partito Democratico che si fosse alleato con i 5 Stelle che non volevano assolutamente farlo. Attenzione, questo però è un passaggio di analisi decisivo. I 5 Stelle non si sarebbero mai alleati perché avrebbero perso quei 3-4 punti che gli avrebbero consentito di finire sotto il 10%. E il PD avrebbe perso, a vantaggio di Calenda e di Renzi, un altro 2-3%. Quindi sarebbe stata un'alleanza che avrebbe conquistato a malapena il 30%. Quindi guai a sommare il probabile non so quanto. No, ha ragione, però di resto il fatto che adesso arriveranno al 27% se gli va bene. Quindi comunque il 30% è meglio del 25%. Sì, ma a fronte del fatto che... Dal punto di vista del contenuto ha perfettamente ragione. L'idea poteva essere quella di ricostruire davvero qualcosa di serio, ovviamente In 3 giorni dopo aver fatto il governo Draghi, cioè un governo che ha fatto da guida in Occidente nel contrasto alla criminalità di Putin. Dico sul serio, il governo Draghi ha fatto, sulla pandemia ha risolto le insufficienze precedenti. Sulla questione della gravissima violazione del diritto internazionale con l'occidentalismo e l'atlantismo non c'entra nulla. È stato violato in modo criminale il diritto internazionale e il PD si alleava tranquillamente con i 5 Stelle, ma si sarebbe perso. Cioè, quel che restava del PD si sarebbe perso. Ma soprattutto, questo è un'analisi che uno potrebbe dire di parte, ma quel che non si potrà fare il 26 settembre è fare la somma. Ecco, vedete, avrebbero... non sono percentuali sommabili, perché il PD avrebbe perso, a vantaggio di Calenda e Renzi, una bella quantità, e i 5 Stelle non avrebbero ottenuto quella percentuale che otterranno in virtù della propria alterità, della propria alternatività. Riconquistata... Sì, no, ma è vero. Che dico sempre a Luca Ricorsi, che continua a sommare, dice mette sempre 5 Stelle nell'area di sinistra, dico no, veramente è un'altra cosa. Io pensavo invece a qualcosa di insomma, all'inizio di una costruzione di qualcosa di diverso, insomma, quello che probabilmente stavano pensando durante il governo Conte 2. Dopodiché,
Conte si è un po' perso per strada, effettivamente le cose che dice sono corrette, però insomma l'idea era quella di avere un'alleanza un po' più strategica per il futuro e quindi porre le basi davvero per una, cioè per porre un freno insomma alla capacità, certo, del centrodestra di stravincere. Certo. Io finiamo che io devo andare a fare lezione fra poco. Potremmo chiudere dicendo per l'appunto che il Camale Conte tornerà ad essere un protagonista della politica italiana, e l'idea originale del PD, che era quella di diciamo trasformare una parte degli animal spirits populisti del Movimento 5 Stelle in qualcosa di sinistra, al di là della questione nominalistica e dell'ipotesi di un'agenda progressiva del Movimento 5 Stelle, non si è appunto realizzata. Ne usciremo ringraziando moltissimo Paolo Natale e Fabio Martini, augurando buon voto naturalmente a tutti e a tutti, ne usciremo verosimilmente con un'Italia ancor più populista e anche con una questione meridionale, una questione settentrionale, che in qualche modo torneranno a correre parallele, di cui ci dovremo occupare, che tutti gli osservatori, a partire dalle persone che ci hanno accompagnato in questa analisi, terranno d'occhio. Molte grazie e grazie al prossimo War Room Com.